Operazione falso rapimento. A chi concederò la meravigliosa possibilità di essere rapito? Non torna benissimo, vero? Sembra una punizione, beh, in effetti forse lo è. Diciamo, chi manderemo in avanscoperta nella nostra prossima destinazione tra Peach e Luigi? Ecco, così torna un pochettino meglio, se non altro. Io una decisione l'ho presa. Sta di fatto che il gioco non ci fa capire per bene, perlomeno, quali saranno le reali conseguenze di tale scelta. Sì, ci dice qualcosina, ma nulla di concreto, quindi andremo un po' di pancia. Vi consiglio di farlo anche a voi, tanto vedrete, alla fine della fiera, le differenze non saranno così marcate, secondo il mio punto di vista. Magari più da un punto di vista del gameplay, piuttosto che di storia. Forse qualche dialogo diverso, ok, non lo so, sto tirando ad indovinare. Certo, potrei guardare tranquillamente online quali sono queste differenze, però preferisco scoprirlo insieme a voi. E anzi, a proposito di questo, qua sotto con un commento scrivetemi, sempre che voi abbiate preso l'altra decisione, quella differente alla mia, quali saranno le differenze che noterete. In questo modo faremo capire a tutti gli altri membri della community appunto quali sono. E anzi, se creerete un bel commento descrittivo, vi pinnerò in alto, così tutti vi leggeranno e vi potranno ringraziare. Detto questo, bentornate mie ombre su Mario e Luigi Fraternauti alla carica. Ma partiamo dalle cose che già sappiamo, ovvero quelle certe. Se mandiamo in missione Luigi succederanno un po' di cose, nel senso che il livello di difficoltà probabilmente aumenterà, questo perché le nostre prossime battaglie, anche qui quante battaglie, quanto dovremo andare avanti da soli? Penso poco, ok? Solo per la prossima missione, ma vedrete che non sarà una roba lunghissima, perché non avrebbe troppo senso. Però sì, per un po' combatteremo solamente con Mario, e questa è la prima grande differenza, per cui una sorta di modalità difficile per poco tempo, almeno secondo il mio punto di vista. Poi, un'altra differenza è che se, di nuovo, Luigi andrà in missione, non ho capito, ha detto qualcosa del tipo che potrebbe fare un'ispezione un pochettino più accurata rispetto a Peach, ma di nuovo, cosa comporterà questo? Immagino che se farà appunto un'ispezione, Luigi possa trovare qualche bottino in più, magari degli oggetti, magari delle monete che Peach invece non potrà trovare, intendo quando poi si ricongiungeranno a noi. Altrimenti non mi viene in mente altro, ad essere onesto. Però il discorso è che se noi mandiamo via Luigi, combatteremo da soli, e questo si è capito, solo con Mario. Ma Peach non avrà un ruolo attivo, cioè da quello che ho capito non ci verrà nemmeno dietro, non ci farà compagnia, almeno quello, insomma, dici. Oh, che bello vedere Mario e Luigi che scorrazzano di qua e di là. Poi magari sì, ma non credo, di sicuro non combatterà. Per cui la vedo una scelta un po' senza senso, se mi permettete, per cui avrete già capito che io manderò in missione Peach. Poverina, sì, rapita, però ormai è abituata ai rapimenti, se la vogliamo vedere sotto questo punto di vista. Ok, andiamo, iniziamo a fare qualcosa perché si è fatto notte. Oh, signor Mario, signor Luigi! Stavo mostrando a Ingenia il centralbero. È davvero magnifico! Ma come c'è finito qui? L'ho piantato io stessa e l'ho cresciuto con amorevole cura. Quando il vecchio centralbero fu distrutto, l'esplosione mi spinse lontano. Fu allora che mi ritrovai su quest'isola. Non sapevo cosa fare, mi sentivo perduta. Ma poi... mi pare che il connaffiatoio si sia messo a luccicare. Connaffiatoio, ho letto bene sì. Se accadesse qualcosa al centralbero, il mio compito di elettrini era crescerne un altro. Me lo diceva sempre la mia maestra. Quando vidi luccicare il connaffiatoio, mi tornarono in mente le sue parole. Così decisi di piantare qui sull'isola sul Solcamari il seme che mi era stato affidato. E da allora ho semplicemente fatto del mio meglio per crescere l'albero. Vorrei tanto sapere che fine ha fatto la mia maestra. Ma me la cavo lo stesso. Il centralbero cresce a vista d'occhio. E il signor Mario e gli altri ci stanno aiutando a collegare le isole. Signor Mario e signor Luigi, poverino Luigi. Persino i fari stanno tornando a brillare. Si avvicina sempre di più il momento in cui l'Elettria sarà riunificata. Finalmente potrò rivedere la mia maestra, ne sono sicura. Speriamo. Che storia interessante. Sappi che hai tutto il mio aiuto condizionato. Che hai tutto il mio aiuto incondizionato, no condizionato. Grazie. Mario, hai deciso chi mandare in missione tra la principessa Peach e Luigi? Quando hai raccolto le idee, fammi sapere.
Ok, le abbiamo raccolte, presa, messe dietro. Andiamo. Quindi, deduco che dovrò parlare con Ingegna, giusto? Rivediamo un attimo il piano. La nostra talpa si farà catturare dai Rafax. O Rafax. Rafax è brutto. Cioè, Rafax mi tornerebbe meglio, però non so se la pronuncia è Rafax o Rafax. Qua. E si farà portare nella base nemica. Ci terremo in contatto tramite un dispositivo che ho progettato appositamente. Appena avremo dati a sufficienza, Mario si lancerà al suo salvataggio via telescopio. Continuerò a pronunciare Rafax perché mi torna meglio. Rafax non si può sentire. Beh, rapace. Beh, in effetti rapace però. Rafax. Vabbè, Rafax. A quel punto la nostra talpa si unirà a Mario per proseguire la missione. Non ci resta che decidere chi sarà quella talpa. La principessa Peach potrebbe avere dei problemi a spostarsi liberamente. I dati che ci invierebbero sarebbero un po' scarni. Tuttavia, questa scelta implicherebbe la costante presenza di Luigi al fianco di Mario. Se invece mandassimo Luigi, sarebbe più libero di girare in ricognizione. Di conseguenza potremmo ricevere dati più completi. Ah, non lo so qui cosa succederà. Ma la mappa sarà più completa, In questo caso però Mario si ritroverebbe da solo nella missione di salvataggio. Che ripeto, secondo me non sarà lunga. Vabbè. Allora Mario, cosa ne pensi? La decisione spetta a te. Mandiamo Peach. Allora mandiamo Peach? Sì, una cosa che potete fare è fare un backup se avete Nintendo Switch Online in cloud e poi eventualmente riscaricarlo dopo che avrete visto, no? Cosa comporta scegliere l'uno piuttosto che l'altro, giusto per capire un attimino la differenza. Andiamo sull'isola gira gira. Lì non avremo problemi a farci trovare dai Rafax. Rafax. Con la P. Ok. Speriamo sia una scelta decente quantomeno, dai. Isola gira gira. Gira gira l'isola. Chi dovrebbe andare? In via precauzionale ho chiesto agli abitanti dell'isola di evacuare temporaneamente. Mario, ti aspetta un compito arduo, ma ho fiducia in te. Anche a te ti aspetta un compito arduo, mia cara. Principessa Peach, spero che vada tutto bene. Da grande voglio essere coraggiosa come lei, ma c'è ancora tempo. Guardate, eccolo là. Un Rafax. E sembra anche in cerca della prossima preda. Rimaniamo in osservazione per accertarci che il rapimento proceda in sicurezza. In effetti, messa così suona un po' strano. Sì. Un rapimento in sicurezza? Non suona molto bene, in effetti. Mario! Luigi! Vi affido le mie speranze. Senza di noi è condannato. Spero solo che questo piano non ci si ritorca contro. Non temere, sento che funzionerà. La principessa Peach se la caverà. Ho fiducia che ce la faremo. Anche oggi sento puzza di episodio in cui non andremo a fare una nuova isola. O quantomeno non quella lunga. Ah, sapete? Cioè, quella lunga intendo quella nuova. Si potrebbe andare a fare quell'isola piccola di cui non ricordo il nome, perché dovrebbe essere piccola in quanto la conformazione è simile all'altra isola che abbiamo già fatto. Ecco, non quella, ma quella laggiù in basso a destra. Si potrebbe fare quella, sapete, perché già adesso abbiamo perso un pelo di tempo. Una o più correnti sono state ricollegate, perfetto. La trasmittente funziona a meraviglia. Ora non ci resta che raggiungere quella corrente. È meglio tornare sull'isola sul Calamari allora, così potremo decidere la rotta. Micronia è quella che abbiamo fatto, mi pare. E l'altra non mi ricordo il nome. Però sì, andrei a fare anche l'altra. Dai, perché no? Se poi abbiamo delle missioni secondarie, volendo si potrebbero fare anche quelle. Ma per il momento non ne ho, mi sa. Ehi, abbiamo accesso a una nuova corrente. E il centralbero ha indicato proprio quella direzione. Sembra corrispondere alla direzione in cui è stata portata Peach. Ed ecco un segnale dalla videotrasmittente. Che tempismo! Mario, Luigi, mi sentite? Cosa mi ha detto? Non preoccupatevi per me, me la sto cavando abbastanza bene. Quest'isola è diversa dalle altre, sembra una città vera e propria. Mi hanno rinchiusa dentro un palazzo, un edificio piuttosto alto. Mi ricorda qualcosa. Oh, sta arrivando qualcuno! Siate prudenti, mi raccomando.
Una città? Credo che stesse parlando di Bensistà. Anche se oggi, come oggi, forse sarebbe più giusto chiamarla Isola Bensistà. Per fortuna sembra andare tutto bene, ma la sorveglianza è stretta. Una cosa è certa però, quei Rapax agiscono sotto ordine di qualcuno. Esatto, portano le prede dentro un grosso edificio. Spero tanto che la principessa Peach se la cavi. Dov'è l'isola Bensistà di preciso? Più o meno nella direzione che indica il centralbero. Oh, ok. Sì, beh, quelle nuove correnti, era ovvio. Dirigiamo l'isola Solcamari verso quella direzione. Sì, facciamo presto, la principessa Peach è là tutta sola. Sarà preoccupata. Questi sono per voi, Mario e Luigi. Che ci dà di bello? Vi faranno comodo. Due regalini. I Rapax sono dei nemici sfuggenti. Con loro i gusci non funzionano. In questi casi è meglio provare altro. Ho giusto ideato degli attacchi sperimentali. Aspetta, i gusci? L'abilità speciale fraterna non funziona contro di loro? Ma mi sembra di sì. Cosa intende per gusci? Oh. Hai ottenuto gli attacchi fratelli tuono dinamico e palla uovo. Bello. Questo mi ricorda l'uovo di Yoshi, però. L'oggetto ovoidale è stato rinvenuto sulla spiaggia dell'isola Gira Gira. Come? Un aspetto sì. Trovo interessante come combini resistenza e flessibilità. Lo lascio in buone mani, sperando che si riveli un'arma potente. Luigi, ti affido la mia nuova invenzione. Ah, quindi sono una per Mario specificatamente e l'altra per Luigi. Usando gli attacchi nel modo giusto si possono causare ingenti danni ai nemici. Non ho letto la frase di prima, ma pazienza. Non serve ringraziarmi, so di essere un genio. Forza, dirigiamo l'isola Solcamari verso l'isola Bensistà. Mentre navighiamo verso l'isola Bensistà, possiamo tenerci occupati, raccogliendo luminelli o aiutando la gente in difficoltà senza obblighi, eh? Ti stanno facendo capire di fare le cose secondarie. Una più... Eccole! tre missioni! Ok, sappiamo già cosa fare. Vediamo intanto che livello ci consigliano per la prossima missione. Livello 15, e noi siamo già al 15, a dire la verità. Ah, se non sbaglio dovrei aver equipaggiato, vediamo subito. Esatto, no, non l'ho equipaggiato, non l'ho fatto. Dovevo comprare, ma me ne sono dimenticato, o meglio, non sapevo cosa comprare. L'accessorio aggiuntivo. Per il momento rimaniamo così. Poi, scoprendo nuove isole, magari scopriremo anche nuovi accessori. E insomma, spero che prima o poi... sarà tutto più chiaro. Perché tra quelli che ho trovato lì, non lo so, c'è qualcosa di interessante, ma non così tanto. Chiedo scusa, qui da questa parte. Che vuoi? Sono io, quello dei consigli. Man mano che collegate più isole, le visito per studiare le spine sinergiche. E così ho scoperto che combinando certe spine si ottengono effetti particolari. Combinando? Torna al mio solito posto, ho altri dettagli da spiegare. Mi farò trovare lì. Ok. Ci sta invitando ad andare lì. Beh, sì, ci andiamo perché voglio capirne di più. Saperne di più. Ah, intanto voglio solamente vedere una cosa. Vediamo, equipaggiamento. Ok. Martelli. Solidità. Tutte, vediamo un po'. Tutte le genere sono il non plus ultra. Passiamo alle scarpe. Con quelle calzature. Perfetto. Ottimo. Tu invece cosa ci consigli di fare? Livello 15-15. Ma siete fortissimi. Oh, per una volta. È la prima volta che lo sento dire. Oh, guarda chi si vede. Molto bene, ora parliamo delle spine sinergiche. Ho scoperto che combinando le spine si possono ottenere degli effetti particolari. Provare per credere. Ho delle piantagranie pronte allo scontro. Perché non cimentarsi subito? Vai. Che il test abbia inizio. Buon divertimento. Effetti speciali... combinando delle spine tra loro. Vediamo. Ora prendete le prese sorpresa di ferro ed esplosione e combinatele. La presa esplosione aumenterà il raggio d'azione di sorpresa di ferro, quindi le palle di ferro cadranno dritte sui cattivi. Provate ad attaccare la piantagrania in mezzo. Qui potete fare tutta la pratica che volete. Quando avete finito potete uscire. Ah, ok, quindi non ci spreca i colpi. Beh, ha senso. Ma, cioè, sono automatiche? O devo fare qualcosa? No, basta equipaggiarle. Attacchiamo quella nel mezzo. Ah, quindi casca una palla su tutti i nemici, forse? Sì. Palle di ferro per tutti. Ferro. Se combini esplosioni con sorpresa di ferro, delle palle di ferro cadranno su tutti i nemici colpiti dall'onda d'urto.
Basta, fine. Sì, però mi chiedo... Cioè, come facciamo a capire la combinazione cosa andrà a fare? Sono cose che bisognerà sbloccare da lui? Quindi andando avanti ne imparerà di nuove? O già le possiamo attivare mescolando altre spine? Bah, mistero. Allora, che ne pensate degli effetti particolari delle spine? Usandole sarete avvantaggiati in battaglia. Ci sono anche spine che hanno effetti diversi in base a come vengono combinate. Procuratevi più spine che potete e provatele sulle mie piantagranie. Se volete studiare altri effetti, passate pure da me. Vi aiuterò anche a provare nuove combinazioni. Ah, ok. Vediamo un attimo. Fate di ferro per... Ah, no. Ok. Questa cosa... Ma sembra che siano già sbloccate, però non ho capito come si fa a provarle da lui se poi l'unica scelta è quella per il momento. Forse perché dovrei tipo cambiare adesso le spine? Eh no, però non avevo quelle due equipaggiate. Quindi era una roba automatica questa. Bah, non saprei. Beh, comunque interessante. Sicuramente. Allora, dicevamo, non andremo ovviamente ad iniziare l'isola di non si sa che cosa. Ah, ben si sta, sì, giusto, ce l'hanno detto. E andremo invece a fare le missioni secondarie. Allora, qua ne abbiamo due. L'isola gira gira. E qua l'isola desola. Una. Ma andiamo prima qui, vai. Così ce la togliamo di mezzo subito. C'è anche un luminello da prendere. Volendolo possiamo raccogliere. In questo modo vedo che praticamente mi privo delle live. Perché se andremo a fare quasi sempre le missioni secondarie durante gli episodi... Vabbè, comunque sia... Considerate che anche le isole che ho visitato e in cui ho fatto le secondarie, non è detto che io le abbia esplorate correttamente, quindi le live comunque ci saranno, non vi preoccupate. Sembra... Come si chiama? Oh no, dove sarà finita? Ho perso la mia spilla. Forse qui? Vi cercherete la spilla? Ok, l'abbiamo già trovata tra l'altro la missione, non ci avevo neanche fatto... Ne siete sicuri? Cioè, nel senso, non so perché dovevo venire qui. Non vorrei crearvi problemi. Forse mi sbaglio, ma credo che mi sia caduta nella casa verde che c'è a nord. Era un regalo di mia figlia. Quella spilla ha un grande valore affettivo. Grazie infinite. Ok. Le radici dei netti. Ah, sì. Ok. E la mamma, adesso non mi ricordo il nome, di quella coi capelli rosa. Credevo fosse lei, letteralmente. Comunque, casa verde a nord. Nord può essere sia di qua che di qua. Proviamo ad andare a nord-est. Non lo so. Mi ispira di più a un vago ricordo. Ma potrebbe non essere la strada corretta. Intanto andiamo a vedere. Lo scopriremo subito. Non ci vuole molto ad arrivare qua. Eh sì, ci sono un po' di nemici. Ovviamente cerco di schivarli quando facciamo queste secondarie qui, però... È sempre un pelino complicatuccio. Che poi possiamo fare fuga, Godo. Possiamo fare fuga, però prima dobbiamo schivare un po' di cose. Maledizione, due attacchi di fila addirittura. Ah. No, adesso tu me la paghi. Non faccio fuga solamente perché sei stato molto cattivo con me. Scusa, non capisco. Rompere scatole, cavolo. Ok. Allora, dobbiamo solamente fare attenzione alle spine perché più che altro a volte non è il caso forse di consumare l'energia, no? L'energia delle spille. Ah, giusto, possiamo anche crearne di nuove. Sciroppo automatico, ricostituente automatico. Creiamo questa intanto, dai. Prima o poi andranno create tutte, quindi non ci sono grossi problemi. Specialità Cooley, questa sì, l'avevamo già vista, ma non mi interessava troppo. Ok, equipaggiamento, vediamo... No, equipaggiamento, che cacchio faccio? Usa le spine. Ah, specialità volanti è quasi esaurita. Vabbè, teniamola lì. Ormai la finiamo. Così poi si ricaricherà. Ecco la casa verde. Oh, meno male, l'ho trovata subito. Dove sarà? Boh, la spilla. Oh, ok. Già immagino. Sarà sicuramente in uno di quei buchi. In quale però? Oh, tu sai dov'è? Così, ho fatto un po' di pulizia. Dimmi che hai trovato la spilla. Quest'isola è sempre coperta di rifiuti. Io cerco di fare la mia parte e li raccolgo come posso.
Ecco, se ho visto una spilla? Ho appena raccolto qualcosa di simile, ve la faccio vedere. No, vabbè, impossibile. Ops, scusate, sono di fretta. Tutti i rifiuti che avevo raccolto e anche i miei soldi. La spilla deve essere... Ma dai. Cioè, poi fatemi capire come le cose sono cadute lì, in quel buco lì, si sono sparpagliate ovunque. Ma dovrebbero essere cadute tutte lì. Vabbè, gliela concediamo. Ci penserò io a raccogliere tutto il resto. Voi occupatevi della spilla. Vabbè, forse è facile. Allora. Guarda qua. Oh, sono sicuro che non è nel primo buco. Ma sicurissimo, guarda. È qui. No, moneta. Che poi tra l'altro non credo che... L'abbiamo raccolta. Cioè questa va a lui, era del tizio la moneta. Noi dobbiamo trovare la spilla. Vado a caso, eh. Vado a caso. Io ci metto la mano sul fuoco, non è nel primo buco quello che abbiamo lasciato indietro. Sarà molto probabilmente di qua. Ovvero verso la fine, come giusto che sia. Però qui o di là. Scendo. Prima di buttarmi in un buco. Si fa sempre in tempo lì. Sei tu? The best. Eccomi qua. Trovata. Sgamata. Sarà questa la spilla giusta? A me sembra mezza distrutta. Oh, beh, restituiamola alla signora. Meglio distrutta che niente, giusto? Ok, ce l'abbiamo fatta. Incredibile. Adesso proviamo ad uscire. Vediamo se sono così fortunato da trovare tipo subito l'uscita senza dover tornare indietro, intendo. Anzi, da qui possiamo anche raccogliere questo rifiuto. Che sarà incredibile. 5 monete. Non ho fatto caso a quante monete avevo. Ah, sì, in realtà forse le ha raccolte. Non mi sembravano 864. Vabbè, è lo stesso. Non era questo comunque il buco. Era l'altro. Ho già avuto abbastanza fortuna con la spilla, quindi... Non calchiamo troppo la mano, insomma. Non lo so. No, davvero non lo so. Dimmi che qui va bene. Dimmi che qui va bene. Sì. Calzino spaiato e tanta roba. Aspetta, ma... No. È un pezzo... È un equipaggiamento? Equipaggiamento, sì, giusto. Ho fatto bene. Calzino spaiato. Ok. Un calzino raccolto sull'isola d'Esola. Senza il suo compagno è piuttosto inutile. Ah! Ok. Aspetta. Ma c'è un altro rifiuto qua? Oppure mi state dicendo che dovremmo trovarlo da qualche altra parte? Non ce n'è uno lì, cavolo. A questo punto devo andare a vedere. Mamma mia. Oh, avevo trovato subito la spilla. Ho trovato mille altri modi per perdere tempo. Comunque la spilla l'abbiamo trovata, eh? Però avete trovato i miei soldi, grazie. Come si suol dire, anche una monetina nel suo piccolo è importante. Le grandi ricchezze sono fatte di tante monetine. Hai ragione. Ma i soldi non so nemmeno se ce li siamo presi, se li abbiamo ridati. Comunque, chi se ne frega. Torso di mela. Torsolo di mela. Torso. No. Dubbia utilità anche qui, ma... Strumenti? Cos'è? Può essere un equipaggiamento. No. Non so dov'è, magari me lo son perso. Insomma, usciamo, perché ho già perso abbastanza tempo per questa missione secondaria, durata più del previsto. Signora, eccola. I got it. Well. La spilla che mi aveva regalato mia figlia. Volete sapere chi è mia figlia? Ah, Nelly, ecco come si chiamava. Mi ricordavo Netti, Nelly, non mi è venuto. Ah, la conoscete? Sono successe tutte quelle cose? Non dovevate scomodarvi così. Nelly è sempre stata una bambina vivace. Oh, momento flashback. Mamma. Guarda lì, Nelly. I Netti, no i Nelly. Ecco i Netti. Allora, che te ne pare? Li ho battuti tutti uno per uno. Ora fanno parte della mia banda. Avete fatto la lotta? Insieme proteggeremo l'isola d'Esola. Ah, senti, li ha battuti tutti. Oh, il bucato. Ecco il lavoro per noi. Andiamo, Netti.
Aspetta, Ellie. Vabbè. Eccomi. Oh, sei tu. Mamma, ho un regalo per te. L'ho costruita con i netti. Così ti ricorderai per sempre di questa giornata. Non perderla. Nelly. Netti sarebbe, se lo leggiamo uguale. Vabbè. Non ascolta mai. Come dicevo, è un po' vivace. Però... quella volta ero triste perché avevo perso una spilla che mi piaceva tanto. E così Nelly... ah, proprio un... ah, gli ha regalata l'ecco perché era un po' bruttina, poverina. Vabbè. Sì, puoi ben dirlo. Ho un messaggio per i netti. Per i netti. La mamma sarà sempre con voi. Potete riferirglielo? E ditegli anche che ho fiducia nelle loro capacità. Ok, sarà fatto. Vi ringrazio di tutto. Ecco, prendete. Ecco, brava. Liberaci, che dobbiamo fare altre due missioni. Grazie del favore. Super fungo, caramella 2. Ta-ta. Ok, ci siamo. Dovremmo davvero poi andare a riportare... andare a... sì, portare il messaggio. Il luminello lo lasciamo lì. Live, ok? Live. Sennò poi in live non ho davvero più nulla da fare. Prendiamo questo. E ce ne andiamo sull'isola gira gira. Vero? Sì. Eccole qua. Allora, apriamo la mappa, vediamo dove... perfetto. Uno è qua. E l'altro è di là, dove c'è il faro. Bene, bisognerà rifare tipo il labirinto. Più che altro è pieno di nemici. Da schivare. E non si schivano quasi, quasi mai. Todd. Oh, che bello. Oh, ma voi siete Mario e Luigi? Sogno o son desto? Temo che non tornerò mai più nel regno dei funghi. Rimarrò bloccato qui per sempre a farmi chiamare fungo ambulante. Siete davvero Mario e Luigi? Sì. Proprio sul serio? I vostri salti sono inequivocabili. Mario, Luigi. Non ti cacciare nei guai, però, ti prego, per una volta. Per una volta. Ecco, ho seguito la principessa Peach su quest'isola. Ma l'altro Todd si è perso e non riesco a trovarlo, maledizione. Aiuto, che nessuno si avvicini. Eccolo, è a nord-est. E la voce del mio amico proviene da là. Mi fareste questo favore? No, grazie mille. Ricompense, martello fratelli. Ah, però. Vi aiuterò anch'io a cercare. Giusto, volevo anche andare sull'altra isola, quella piccolina. Vabbè, se avanzerà del tempo ci andrò. Intanto salvo. Meraviglioso. Allora, di qua non si passa, almeno da quello che ricordo. Mario, poco fa ho trovato un blocco sospetto da questa parte. Ah, ah, il blocco quello con il punto esclamativo che mi sono lasciato indietro. Perché l'avevo lasciato? Non riuscivo a raggiungerlo, forse. È quello che abbassa le porte verdi che abbiamo appena visto. Perché l'altra volta avevo fatto un'ipotesi un po' stramba, un po' troppo forse complicata. Dicendo che avremmo imparato un'abilità per sfondare i muri dove c'è l'isola, dove c'è il faro. Ma no, in realtà no. Tanto fuggiamo. Ecco. Serve il blocco per abbassare le pareti verdi. Le porte verdi. Almeno credo, adesso vediamo. Visto che Todd è dietro una porta verde, non ho più molti dubbi a riguardo. Oh, attenzione, ne ho schivato uno incredibile, quasi impossibile. Attenzione. Ho sbagliato tasto. Ne ho pigiato un altro. Vabbè, già due li ho schivati, non è male. Oh oh. Io salto con tutte e due. Perché ho paura. No, peccato. L'avevo quasi preso. Ma il quasi non conta nulla, giusto? No, fugo. Sì, lo so. Esperienza, monete, però. Dobbiamo arrivare lassù in cima. Se ci mettiamo ad affrontare tutti i nemici, perdiamo un'ora come la scorsa volta, eh? Ah, forse di qua, però. Ha senso. Ha senso. Ecco perché non ci potevo venire. È qui, vero? Sì. Perché i boccioli erano ancora chiusi. Ok. Onesto. Allora, intanto prendiamo un altro po' di luminelli. Tra l'altro ci sono anche più grossi, avete visto? Ah, giusto, possiamo anche andare qua e creare qualcos'altro. Allora, tra un po' ne sblocchiamo altri. Bottino frequente.
Se uno dei fratelli perde i sensi ti farà automaticamente... Sì. Perché no? Vai. Andiamo ai prossimi. E quasi quasi, sapete cosa? No, non li spreco, dai. No, no. Stavo dicendo, usiamo gli ultimi. No. Teniamoceli, perché qui da 40 sono abbastanza potenti. Ehi, le barriere si sono mosse. Forse la strada adesso è cambiata. Maybe. Allora, vediamo un attimo una cosa. Stato. Come faccio a vedere le abilità? Cioè, da qui non le posso vedere? Strumenti, equipaggiamento... no. No. Ok. Ah sì, qua, 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 eccole. Infatti mi sembrava strano. Ok, abbiamo le protezioni più uno. Vediamo un attimo info. Aumenta gli slot per i guanti. Ah sì, giusto. Io pensavo sempre fosse tipo il boomerang. Cosa che ho detto in passato. Non lo so, tipo un attacco ad aria. Che poi in realtà gli attacchi ad aria sono quelli di Luigi. Quelli fratelli, intendo. Fraterni, gli attacchi fraterni. Oppure attacchi fratelli, dai. È uguale. Lì o qua? Mi ispira più qua. Yes. No. Sì. Ci siamo. Allora, penso che bisognerà comunque spostare l'anello questo qua centrale. Sì. Il buco qua giù. Vai. E adesso è corretto. Ok. Molto bene. Luigi! Allora, è pieno di uccellacci qua. È pieno di uccellacci, quindi già mi preparo. Vabbè, che tanto le spine si possono cambiare in corso, quindi non è un problema. Specialità volanti, cacchio. Solo uno. Solo uno. Continua. Con un salto, con una martellata, quindi sì, questo funziona anche in quel caso lì, anche nel salto. Vabbè, magari l'unica cosa che posso fare... Utilizzare un fungo? Un po' sprecato, forse. Ah, vabbè. Vabbè. Ne abbiamo diversi. Allora. Penso di qua. Sì. Trovato. Dalla torre in cima, insomma, dal centro non si vedeva. Via via, non sono commestibile. Anzi, vai via. Non ho speranze, come vorrei Mario e Luigi fossero qui. Presenti. Desiderio esaudito. Ci pensiamo noi. Oh, questi qui sono... Questi qui sono veramente molto molto fastidiosi. Molto fastidiosi. Ecco che la spina... devo cambiarla subito la spina. In questo modo... Non ne possiamo sfruttare in difesa la... L'abilità. Tipo potevo mettere, non so, il contrattacco più semplice. Ah, cacchio. Questo fa danno a Luigi, sì. Tutti più veloci. Ok, va bene. Luigi! No! Non si capisce mai se ti passa sotto oppure va sopra. Questi sono imprevedibili. Vabbè, comunque, spine. Questa può andare bene. Contrattacco facilitato... Non lo so, contrattacchi rinforzati. Contrattacchi diventano schianti a terra, difesa salda, protegge dallo scivolone, dallo stordimento, fungo automatico. Fungo, quasi quasi fungo automatico. Però ne ho solo due di... vabbè. Fungo automatico oppure... Contrattacco. Vabbè, facciamo questo, dai. Facciamo questo, che ci piace. Attacchi fratelli, io andrei subito così. Però non sfruttiamo la palla... Quella con gli spuntoni. Allora, ricevi l'uovo. Usa A per Mario o B per Luigi. Ok. Poi prendi la mira con L e schiaccia con X. Sì, poi... Ah, proviamo. Colpisce tutti, quindi è buono. Cioè, devo schiacciare A o B adesso? Ops. Cacchio, mi ha sprecato un turno. Ma senza saperlo è un po' difficile, cioè non so come funziona. Tuono dinamico, carica alternando tra Mario A e Luigi B. Scaglia il lampo con X entro il tempo limite. Bersaglio tutti i nemici. Ok.
Primi A e B e poi X. Ah, non lo so, forse potevo fare ancora un po'. Ah, vabbè, comunque. Poi danno gli ho fatto. Peccato per l'uovo. Ma non sapevo che dovevo buttarmi per la ricezione, insomma. Porca vacca. Usa il fungo? No? C'è miseria. Ah, ma il fungo però non lo usa finché tocca loro. Mi sembra di vedere. Aia. Cosa? Ma tolgono tantissimo. Perché? Perché tolgono così tanto? Sta missione mi sembra fuori scala rispetto a tutto il resto. Riprovo. Deve funzionare perché sennò rischiamo grossissimo. L'ho presa. Indirizza la palla. Come dovevo indirizzarla? Oh! Oh shit. Non credo di averne tratto il massimo beneficio. Perché mi diceva di spostarmi con L, però non... Cioè, ho provato, ma non ha fatto niente. Queste cose qui, secondo me, quando si imparano, ti devono mettere un tutorial per fartele provare. Perché così, con la descrizione, non si capisce granché. Vabbè. Dai. Allora, tuono o questo? Non lo so anch'io. Credo sia meglio questa, però. Vai, vai. Questa mi sembra anche abbastanza semplice da attivare. Vediamo se riusciamo a massimizzare il danno. Forse massimo questo. Ho visto un bel flash. Ah, ecco, qualcuno di voi è stato così gentile da specificarmi che... Scusate, dopo. Porca miseria. La stat baffo non è tanto per far cadere... Mio Dio. Più strumenti da nemici, ma per avere il colpo fortunato più facilmente. Dovrebbe essere corretta la sua versione e non la mia, quindi tenetelo in considerazione. Allora, qui... Io andrei sempre con questa, ragazzi, perché dobbiamo comunque fare più danni possibili a più persone possibili, più nemici, più persone. Ok. Ah, ok, ok. Prima devi spostarti. Non devi schiacciare prima X e poi spostare, perché poi non ti sposti più. Ok, quello dietro non l'ho preso. Vabbè, comunque sì, dai, non è male, non è stato male come attacco. Vai. Oh, sti due uccellacci in teoria dovrei riuscire a farli fuori. Forse rimane in vita solamente... basta. Ho perso un po' il ritmo. Sì, non si può pigiare a caso. Cioè, deve avere comunque un senso. Quando appaiono a schermo. Mi è sembrata una battaglia stranamente difficile, vi dico la verità. Cioè, considerato il fatto che sì, ho il contrattacco facilitato e sono riuscito a schivare qualcosa... Però quando ho subito danni me ne hanno fatti parecchi. Vai. Mario, Luigi. Comunque è andata bene. Per fortuna ho messo il fungo automatico, se no era la fine. Fidatevi, perché avrei dovuto perdere tempo a curare entrambi, perso un altro turno e poi rischiato grosso. Grazie. Si può sempre contare su di voi? Certo che sì. Vi aspetteremo sull'isola Solcamari. Andate. Avete tutto il nostro sostegno, buona fortuna. Ciao. Martello Fratelli. Speriamo sia... più potente di quello che abbiamo. Era già uno disponibile al negozio, non mi pare. Aumenta di 2 i tuoi PA quando sconfiggi i mostri. E comunque, guardate quanto aumenta il danno. Mi sembra che il martello di Luigi non abbia alcun effetto, vero? Esatto. Di 2 PA quando sconfiggi i mostri. Vabbè, comunque ci interessa l'attacco che... Oh, è anche addirittura più forte di questo. Sì. Beh, va bene. Luigi se lo merita, vai. Ok, allora dobbiamo andare là a nord. Quindi prendere quella strada là sulla destra. Praticamente dobbiamo andare dove c'era prima Todd. Però passare nella parte un po' più in basso. Ok. Sì, potevo anche non colpire il blocco. Vabbè, fa niente comunque. Ormai è andata, diciamo così. In teoria dovrei essere a posto. Speriamo. Ah.
Scampata. Luminelli. Ma questo c'era già, ma non l'ho preso, mi sa. Non l'avevo preso allora. Ok. Vabbè. Meglio tardi che mai, no? Quindi qui i luminelli li ho presi tutti? Sì, credo di sì. Oh, cosa vuoi tu? Oh, temo che se ne sia andata definitivamente. Che stai dicendo? C'era una nuova fanciulla da queste parti, era così affascinante, una misina in rosa. Mi bastava vederla per sentirmi palpitare il cuore. Ma credo che se ne sia andata come vorrei rivederla. Vieni sull'isola. La conoscete? Non l'ho più vista. Stai cercando la fanciulla in rosa? Di recente l'ho vista su un isolotto. Non so bene quale, ma credo che avesse tante rocce impilate. Dici davvero? Ma è un'informazione preziosissima. Grazie. Non c'è di che, devo ammettere che avevo un aspetto inusuale. A quanto pare è su uno di quegli isolotti. Se la vedete ditegli che voglio parlarle, vi prego. Se seconda ruba cuori in rosa. C'è un piccolo problema. Peach non è sull'isola Solcamari. È andata in missione. Oh wow. È andata in missione. Ok, possiamo andare. Sfida. Partiamo avvantaggiati però, eh? Oh cavolo, ma è vicinissimo. Allora, guarda come ci lascia vincere. Ci ha lasciato vincere il buon Luigi. O meglio, ancora no. Non ci provare. Ho appena detto, ci lascia vincere. Ma alla fine non cambia niente. Cioè, il bottino è sempre quello. Abbiamo preso tutto, comunque. Wow, quante monete. Appena finito di dire, ci lascia vincere. Il maledetto ha preso tutto. Ok, torniamo sull'isola Solcamari, perché ritengo assolutamente improbabile che la nostra missione sarà fattibile adesso, intendo la missione secondaria. Però possiamo andare nell'isolotto, così abbiamo chiuso il cerchio quest'oggi. Mamma mia, che episodio lungo. Eh sì, come vedete infatti non è disponibile. Va bene, allora torniamo sì sull'isola Solcamari. Apriamo la carta nautica e immettiamoci nella corrente giusta, quella a sud se non mi sbaglio. Isola, non mi ricordo il nome. Isola... so perché mi viene briciola, ma... è briciola. Isola briciola, però un bel nome. Allora, carta nautica. Questa. Bruscolia. Ah, ecco, bruscolino. Ecco perché briciola, vedete? C'era un qualcosa che... Dai, non arriva mai sto cannone. Oh, sempre lontanissimo dal tubo. Bruscolia. O bruscolia. Bruscolino. Vedendo la conformazione mi aspetto sia piccola, sia simile all'altra. Povero me, ho peccato di stoltezza, ma ho fatto il passo più lungo della gamba. Volevo solo nascondere il mio gruzzoletto ed ecco che mi sono ritrovato qui. Sotto di me ci sono quei cosi infuriati. Riesco a scorgere il tesoro di cui tutti parlano. Purtroppo non ho modo di raggiungerlo e ho troppo male allo stomaco per restare. Mio malgrado dovrò tornare a casa. Userò il cannone che c'è su quell'altura. Addio, isolotto. Il samurai con un gruzzoletto. Ok, da lì si può tornare indietro però. Tesoro. Vedi questo? Wow, che tesoro incredibile. Ops. Ma non volevo saltarci sopra, volevo schivare l'altro, ma casualmente c'era anche questo qua. Fantastico. Va bene, va bene. Ma cosa facciamo qui? No, fugo, dai. Non posso fare tutti i combattimenti. Non ci rientrano. Ah, ecco. Forse è già meglio. Mio Dio. Questi sarebbero i tesori dell'isola. Nocciolina e cos'altro. I bruscolini. Ma smettete. No, adesso ci attaccano tutti a turno e si ricurano, eh. State a vedere, eh. State a vedere se non è così. Così il tempo che perdiamo lo sa solo questo qua. Dai. No, non si è curato perché non l'ho colpito. Vedete? Sono stato prevedente.
Finito? No, c'è ancora un altro. Non li voglio. Lo so che ci danno fastidio perché ci sono altri blocchi, però abbiamo il tempo necessario. Ops. Oh, ok, martello super. Questo potrebbe essere interessante, finalmente. Voglio dire che schivate. Addio. Fine. Non c'è altro qua. Adesso controlliamo il martello. Beh, in generale. Ah, diminuisce anche la difesa però, eh? Vabbè. Dai, mi ritengo soddisfatto. Per il momento teniamo questo. Sono sempre più per il danno aggiuntivo piuttosto che per l'effetto secondario. Anche se a volte è importante. Oh mio Dio, devo aspettare un po'. Allora, ma perché non fai il giro qui dalla destra? Perché devi fare tutto sto giro qua? Vabbè, se la vi. Poi farò la pulizia di tutta la corrente, ma intanto mi interessa sbloccare l'isola. Oh, eccone un'altra. Ma sarà questa o questa la nostra destinazione? Beh, no, è quella a nord perché ci hanno mostrato quella quando parlavano dell'isola, insomma, dove era stata portata Peach, quindi. E poi comunque conosciamo il nome, quindi lo scopriremo presto. Andiamo a sbloccarla intanto, anche se non è la destinazione. Sabbiolini, bruscolini, sabbiolini. D'accordo. Ok. Ah, c'è un'altra corrente pure di qua. No, beh, adesso vado su, eh. Adesso vado su. Mamma mia. Vai. Ah, beh, perché già da qui la vedo. Ok, hai ragione. È questa. Isola ben si sta. Ok, amici. Bene. Per il prossimo episodio sicuramente avrò esplorato tutta questa parte qua, così non dovremo farlo insieme. Magari ci sarà qualche scoglio in più, qualche monumento, roccia o come si chiamano. E noi andremo ad attuare il piano, a salvare Peach. Ciao, alla prossima. Ciao.